Avvocati sul piede di guerra per quella che ha tutta l'aria di una sorta di privatizzazione. Anche il Foro Nocerino ha aderito allo sciopero nazionale di 2 giorni proclamato contro l'entrata in vigore dallo scorso 21 marzo del regime giuridico della media conciliazione. Nel corso di una conferenza stampa questa mattina della locale sezione dell'Associazione Nazionale Forense illustrati i dettagli nel motivo della contrapposizione con il governo. In estrema sintesi, dicono gli avvocati, il provvedimento impedirà una vera giustizia. La media conciliazione è una sorta di arbitrato, una richiesta ad un organismo preposto ed autorizzato dal Ministero di dirimere una controversia grazie all'ausilio di esperti e mediatori professionisti non necessariamente laureati in giurisprudenza. Le materie interessate sono diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e diffamazioni a mezzo stampa. Chiunque voglia esercitare un'azione davanti a un giudice per valere i propri diritti dovrà obbligatoriamente e preliminarmente esperire il procedimento di mediazione, detta anche media conciliazione. Il processo davanti all'organismo all'ente preposto avrà durata massima imposta dalla legge di 40 giorni, dopo i quali, o nel caso non si riesca a trovare una soluzione accettata da entrambe le parti, sarà possibile esperire una successiva azione giudiziaria, 2 volte perdita di tempo, 2 volte pagamento di soldi. Chiediamo che si faccia un tavolo attorno al quale si sieda l'avvocatura, si sieda il ministro, si siedano i magistrati per arrivare ad una riforma che sia una riforma condivisa ed una riforma che rendi la mediazione effettivamente accessibile, non troppo onerosa per i cittadini e che in qualche modo vadi anche ad evitare questa obbligatorietà, perché è impossibile pensare che uno debba essere obbligato a mediare. La mediazione, per poter funzionare, deve essere una scelta anche volontaria di colui che vuole ad essa rivolgersi. Noi avvocati, come già prevede il nostro codice deontologico, faremo presente al cittadino che c'è la possibilità di ricorrere alla mediazione, però una mediazione che deve essere fatta in modo qualificato ed in modo organizzato.